Il notaresco torna a casa dopo l'esilio di Silvi, ritrova il proprio pubblico. Coach Bruno, in attesa della migliore forma di Pietrantonio, Patanè, Capodoglio e Forcini, cala il 3-4-2-1 a dispetto di un Tivoli che si presenta forte dei due successi interni. E così tra il secondo e il quinto minuto un calcio da fermo, un angolo toccati verso Di Bartolo che nella prima occasione trova lo specchio, mentre di seguito manda debolmente alto. Al 21esimo ancora notaresco, Marrancone, serve Belloni che però non riesce a coordinarsi per l'impatto di testa. Al 34esimo Intinacelli pesca Ranieri in area che prova una semi girata di assoluto effetto e che avrebbe meritato maggiore fortuna, in pratica vicinissima all'incrocio. Ancora 36esimo finisce a terra Ranieri, l'arbitro rimane impassibile tra le proteste, a dire il vero poco convinte dei rossoblù. Tivoli nel primo tempo assolutamente non pervenuto e così ad inizio ripresa accade quello che era mancato al notaresco. Al secondo minuto un tocco all'indietro di Jürgens, pasticcio di Zappalà che svirgola il pallone e non fa altro che assistere scorato alla carambola dell'autogol 1-0. La reazione del Tivoli è tutta sui piedi di Montesi che dà potenza al tiro che finisce di poco a lato. Un minuto dopo notaresco, Tringali costringe ai due tempi Zappalà, il Tivoli è scosso, si scrolla di dosso il torpore del primo tempo, prova ne è il diagonale di Traditi che potenzialmente è pericoloso ma che nelle risultante risulta assolutamente inefficace e quindi è un fuoco fatuo perché la generosità del Tivoli è eccessivamente ingenua offrendo praterie ai rovesciamenti di fronte e al 22esimo la squadra tiburtina rischia di farsi ancora gol nella propria rete, attacco rossoblù, traversa, palla che balla sulla linea, nel dubbio ci pensa Saccomanni ad affondarla nel sacco 2-0. Bruno immette forze nuove, il collega Galluzzo investe sui cambi e in particolare su Pedrini e Panaioli, ma ad essere più pericoloso è ancora Montesi che manda la sfera nei pressi dell'esterno del 7. Al 41esimo ancora un capovolgimento di fronte per i padroni di casa che con Bonfiglio può chiudere definitivamente il match, ma al momento topico si allunga fatalmente la sfera, ma è solo un assaggio di quello che accadrà più tardi. Infatti in pieno recupero Camilli per Bonfiglio, quest'ultimo messo giù, rigore ineccepibile che lo stesso trasforma 3-0, con il quale il notaresco porta a compimento una meritatissima ed indiscutibile vittoria.